possa sembrare un lavoro di arte pubblica, di attenzione verso l'ambiente circostante, in realtà noi abbiamo sempre ragionato non tanto nel tentare di essere accettati dal quartiere coinvolgendoli in attività particolari, eccetera, ma più provare a fare quello che per noi è importante, ovvero la pratica artistica, farla nello spazio pubblico. E di conseguenza è un approccio diverso, cioè ovvero come quando uno si mette a scavare, arrivano i lavori, iniziano a scavare un buco e allora magari ci sono le persone che scendono dalle case e iniziano si fermano a vedere cosa sta succedendo. Così noi, lavorando in centro di questo svincolo, l'interesse che si crea è abbastanza naturale, cioè quindi le cooperazioni piano piano ci sono state e soprattutto piano piano si è contaminato il luogo, cioè la gente in automatico ha cominciato ad avere, diciamo, più rispetto anche per questa che è una rotatoria, quindi non è una piazza, non è fatta per entrarci, solitamente è fatta per girarci attorno una rotatoria. E in quest'ottica di lavoro poi si sono generate tutta una serie di situazioni che hanno poi costruito la storia del nostro gruppo. Questo più o meno è quello che invece questo progetto, non so più chiuderlo fuori, questo progetto qua invece, questi tavoli. Sì. Allora, questo di quest'anno, che è l'ultimo progetto grande che abbiamo fatto, è stato il primo momento effettivamente di cooperazione col quartiere. La rotonda del tram crea anche una problematica di carattere, cioè, come dire, una sorta di problema cruciale all'interno di come viene identificato questo posto. Appunto, una rotonda non era fatta per entrarci dentro, quindi per avere le strisce pedonali ovviamente siamo andati in comune e quindi hanno dovuto muoversi i trasporti pubblici, il verde pubblico, le arti visive, la cultura, cioè tutta una serie di figure che in realtà non sono in dialogo tra di loro. Questo semplicemente per avere delle strisce pedonali. Nella ristrutturazione di Corso Regio Parco, che è partita dal centro, è stata fatta nella prima, ora voi siete arrivati da là, però arrivando da qua sì. Si nota che è stata fatta una riqualificazione, quindi ripavimentazione di questo viale centrale, panchine, ombre e via dicendo. Arrivati al tram questi lavori si sono bloccati e di là era rimasta la lettiera che ancora è. E questo perché appunto è come se la rotonda del tram in qualche modo avesse posto un problema, cioè come affrontarla. Però non è che di qua in poi non abitano più persone che hanno bambini che vorrebbero giocare o persone anziane che vorrebbero sedersi al mondo. Allora l'idea, in collaborazione con il campus universitario, con Città dell'Arte eccetera, è stata quella di provare ad aprire un cantiere sulla rotonda a cielo aperto e provare a costruircele noi le cose di cui c'era bisogno. Infatti magari poi facciamo due passi in questo pezzo qua. Abbiamo creato due isole utilizzando materiali molto semplici di questo genere, legno abitato, per provare a crearci da soli le cose che potevano essere dei giochi per i bambini o delle zone di ristoro quando fatto noi. Questo volevo sapere, esatto. Sì. Qui vengono solo d'estate però gli artisti. Sì, diciamo che d'estate non va neanche bene, deve essere di la mezza stagione. La mezza stagione, perché ovviamente d'estate si muore di caldo, esatto, e d'inverno è ingestibile, esatto, riscaldamento. Esatto. Il nostro nome Diogene è un po', cioè appunto, ecco, si rifà al filosofo, no? Che era un po' il simbolo della riduzione al minimo della condizione, no? di vita. Infatti lui viveva in una botte, no? Certo. E quindi noi appunto in questo forzare l'artista a vivere col minimo indispensabile, in qualche modo è un po' obbligato a concentrarsi sulla pratica, no? Certo, per stimolare la sua creatività in fondo, esatto, giustamente. E anche se poi noi, a chi viene, non c'è un obbligo di generare per forza di cosa una mostra finale eccetera. Anzi, stiamo sempre più lavorando per far sì che l'opportunità che diamo vada il più possibile verso la ricerca pura piuttosto che
la produzione di opere, di mostre, eccetera. Cioè, perché si sa che realizzare un lavoro, qualsiasi esso sia, alla base ci sta comunque tutta una serie di questioni che spesso non sono considerate lavoro, però in realtà sono quasi il 90% di quello che poi sta dietro a un'opera, ma può essere di qualsiasi genere. E quindi quest'anno in particolar modo, cioè inizialmente l'artista veniva, stava da 1 a 2 mesi, viveva sul tram e poi c'era un momento di restituzione finale. Da quest'anno ci stiamo cercando di girare più la cosa verso un qualcosa che sia appunto la borsa di ricerca, ovvero c'è una collaborazione che dura fino a 6 mesi. La presenza di 1 mese o 2 è sempre obbligatoria sul tram o a Torino, però può essere anche dilazionata durante i 6 mesi, cioè uno potrebbe venire una settimana ogni tanto, fare i laboratori con le scuole, dare dei momenti pubblici di avanzamento lavori, organizzare una mostra, e tutto questo ovviamente con un budget molto, molto più ampio, cioè ragionato sui 6 mesi. Però ci sembrava un po' una violenza, nel senso che tu magari dipingi e lo fai bene a casa tua, cioè farti venire a vivere sul tram diventava complicato e quindi condizionava anche il tipo di proposte che ci arrivava. Il fatto invece che se il tuo progetto viene accettato, il tuo progetto prevede di startene a casa tua, di poterti pagare l'affitto senza dover pensare ad andare a fare il cameriere la sera, oppure il tuo progetto prevede di farti un viaggio durante il quale svolgere una ricerca e poi avere un momento di restituzione successiva, e questo diciamo che è un po' quello che stiamo perseguendo, ovviamente con molta difficoltà poi nei confronti di chi poi ci ha finanziato fin dall'inizio, che vede la residenza canonica, quella che appunto noi avevamo pensato all'inizio proprio perché mancava. Adesso che le residenze vanno molto di moda, per noi forse non è una cosa di cui l'artista ha più così fortissima necessità. E quindi appunto questa chiave di ricerca pura, che poi negli altri ambiti della ricerca esiste, però nelle arti visive ancora no, è qualcosa che per noi vale la pena provare ad offrire. Ovviamente noi poi ci siamo ridotti sempre a fare lavoro pseudo volontariato, però comunque già il fatto di poter mettere qualche nostro collega nella condizione di poter semplicemente lavorare degnamente. Sì, degnamente. E perché tutti quanti siete come tram di oggi? Allora, adesso siamo in 6. E non siamo un collettivo di artisti, ma siamo un gruppo di individualità. Cioè ognuno di noi ha una sua pratica individuale che porta avanti, diversissima, perché c'è chi da chi fa video, a chi fa installazioni, a chi dipinge olio su tela. Tutto questo rende le riunioni eterne, perché per prendere una decisione. Però sicuramente quando finalmente si arriva a una decisione, diciamo che è un po' forse quella giusta. Se la summa di tutte, è più eterogenea, lo sguardo è più universale, diciamo. Sì, invece all'inizio, che si partiva in 12, c'erano degli architetti, anche però su un numero di 12 statisticamente si creano dei leader e automaticamente c'è una parte che si adegua, però questa parte è più invisibile. Invece su 6 persone, se sono 3 d'accordo e 3 no, diventa poi complicato metterla ai voti una cosa. Già. E quindi è un lavoro continuo di provare a mediare anche tra di noi. Chiaro. Per prendere decisioni che sono a volte banalissime. È molto impegnativo, però allo stesso tempo è gratificante. Quindi, chiaro. La domanda è: prego. Siete riusciti ad avere dei ritorni economici in termini molto... che produrre... Sì, cioè nel senso di fare un qualcosa che alla fine si integra in... Sì, ma noi in realtà siamo un non profit puro sangue proprio, cioè nel senso noi spendiamo sempre più di quello che abbiamo. E soprattutto noi riceviamo il finanziamento più grosso è dato dalla Compagnia di San Paolo, che fondamentalmente sono soldi pubblici. Quindi la nostra idea è più quella di provare a mettersi nella posizione di indicare una via
che per noi è corretta di investimento di questo, di questo denaro, più che una modalità di provare a trasformarlo o a farlo aumentare, no? Sicuramente la ricaduta c'è, perché la gente, cioè, per il semplice fatto che io a volte penso, il fatto che ci sia un tram qua che non abbia mai subito danneggiamenti, anche solo a livello di una firma o di un graffito sulla fiancata, questo comunque dimostra una sorta di forse protezione, no? Che aleggia da parte del quartiere su un luogo che sarebbe anche così a rischio, e che però si è creato senza dover mediare in nessun modo, semplicemente facendo proprio. Cioè facendo e non disfacendo. Certo, certo. Quindi, quindi diciamo, l'approccio è molto, cioè queste panchine qua, però io non so se la gente che si siede quando non c'è questo sole sa che l'abbiamo costruite noi, no? Magari pensa che sia il comune che sia arrivato a... Ma sono tanti anni che ci sono. Sì, sì. Il fatto che ci non sono... Non ci sono ancora rotte o... Esatto, quindi è un po'... Non so, o semplicemente chi porta il cane raccoglie quello che fa. Cioè, quelli sono gesti che sono elementari, però sono anche fortissimi, perché è davvero un cambiamento... cioè dal basso di quello che poi la gente ha sotto casa, ha praticamente in casa, perché poi tutti noi abitiamo in altri quartieri fondamentalmente. Però appunto la nostra non è stata la ricerca, andiamo in quel quartiere, come se, anche se siamo un po' dei marziani atterrati qua, però non è che l'abbiamo scelto perché aveva problematicità particolari. È stato una zona come se fosse residuale, no? Una sorta di scarto della lavorazione, certo, topografica della città. C'era quest'isola fluttuante. Infatti il primo lavoro che è stato fatto del primo artista che ha abitato sul tram è stato quello di provare a dargli un'identità, e quindi ha messo la buca delle lettere, si spediva la posta lui da fuori dagli altri punti della città, semplicemente per caratterizzarlo. E quindi piano piano questa è la prima rotonda a Torino dove ci puoi entrare dentro, che è assurdo, no, forse ce n'è una in Corso Racconigi, però c'è, perché c'è il mercato che l'attraversa, però per dire che un elemento semplice, la differenza tra rotonda e piazza, è una cosa che l'amministrazione lo manda in crisi totale, perché davvero vai a porre un problema che prima non c'era mai stato. È semplicemente vivendo un posto che non è fatto per essere vissuto, senza dover andare sulle isole deserte, ma semplicemente sì, e comunque essere su un'isola, perché effettivamente tra l'altro ha la forma di un'isola, sì, effettivamente è un'isola, perché la rotonda è fantastica, c'è attorno. Sì, sì, ma il ruscio delle auto, che comunque è pericoloso uguale. Esatto. Sì, sì, infatti. E poi non sto a dilungarmi su altri di conseguenza poi si sono innescate anche una serie di lavori su commissione, ovvero noi, grazie all'esperienza che poi si è creata affrontando tematiche di questo genere, abbiamo sviluppato una competenza in merito a cose che poi non sono neanche così ordinarie, semplicemente cioè la difficoltà di coltivare avendo, cioè, gli impianti del gas a 50 cm sotto i piedi o problematiche del genere, che però ti rendono in qualche misura un'eccellenza in sì, comunque avete sviluppato un'esperienza di gestione di uno spazio così residuale, comunque sì, diciamo una cosa sì, che sì, può essere, è utile comunque, diciamo, per la collettività questa, sì, a prescindere dall'aspetto artistico, ma anche dal punto di vista strettamente più pratico. È vero, è curioso questa cosa, sì, uno non ci pensa, però effettivamente e quanti anni è che siete qua voi? Sul tram, sì. Io penso che sia dal 2009. Ecco, sì, infatti. Mi sembra. Adesso avete la possibilità di restare fino al 10 anni? Adesso abbiamo rinnovato il comodato d'uso per altri 4 anni. Ah, quindi benissimo. Però si è posto il problema quest'anno di regolamentarci, cioè da parte dell'amministrazione. Cioè finora diciamo che l'arte, no? La grande ala dell'arte contemporanea legittimava un qualcosa che... Però non c'è molta differenza tra questo e una porzione di un campo nomadi, se vuoi, no? Invece diciamo che il fatto che sono artisti produci in qualche modo cultura, e quindi era legittimata. Però effettivamente
non c'è assolutamente niente in regola, no? E quindi il fatto di poterci rinnovare questa cosa hanno dovuto comunque inventare dei nuovi strumenti, no? Di, bella che questa. Valutazione. Di valutazione, sì, sì. Che poi potrebbero essere applicati a situazioni consimili, perché certo. Poi, poi in fondo, diciamo, in generale il compito dovrebbe essere quello dell'arte, no? Cioè di, sì, creare situazioni nuove che non sono mai esistite e quindi, esatto, stimolare a trovare delle soluzioni è proprio il compito dell'arte, a prescindere, sì, dal tema trattato, e questo già solamente questo fa sì che... È un risultato abbastanza massiccio dell'operare, poi magari uscendo qui a 30 metri all'inizio di là vedete queste due grosse isole. Adesso magari andiamo a vedere. Se usciamo adesso, sì, andiamo a vedere. E lì fa capire che diciamo noi abbiamo dato lo strumento per sapere come realizzare, poi in realtà c'è ancora un chilometro di viale da sistemare. Ora dipenderà effettivamente dalle persone se le vorranno tenere queste cose, e quindi si spera in una sorta di energia cooperativa della gente per far sì che si tengano queste strutture. E se poi invece non se le terranno, evidentemente non ne avranno bisogno. Ah, certo, non, giusto. Non c'è niente di posto, diciamo. Chiaro. Andiamo giù a vedere. Ah, fantastico. Che bella. Fantastico, che bella. Ma guarda che bella, sì. Però, Ma fantastico! Ma che bello che è questo lavoro! E anche di là, guarda, è un gioco per i bambini quello là! Ma guarda che roba, vedi? Ma che belli che sono! Ma che bravi che sono, veramente bello! Già è ancora lunghissimo di là! Ma che bello che sono! Poi guarda, hai visto giù la casa per i bambini?